Grande appuntamento con le arti marziali domenica a Ribera. Dopo circa 20 anni, la provincia di Agrigento torna ad ospitare un campionato regionale di karate, sia settore kata sia kumite, per la categoria esordienti. Ad organizzarlo la società saccense della Ippon Karate Lentini, in collaborazione con il comune di Ribera e con la federazione Figilcam. In pedana più di 150 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Le gare si terranno al Pala Tornambè, presso l'Istituto Scolastico Crispi. Organizzare una gara dove partecipa tutta la Sicilia non è semplice. Alle volte conviene più fare il pullman e partire no, per Siracusa e Catania, sì, sono sacrifici, però è più semplice. Invece organizzare già sono 2 mesi che ci prepariamo e anche per dare la soddisfazione ai nostri ragazzi di avere una gara dentro casa. Per quanto riguarda la struttura, dove saranno queste gare? Le gare saranno all'Istituto Comprensivo Francesco Crispi, nel palazzetto quello Tornambè, di fronte all'ospedale nuovo di Ribera, dove abbiamo trovato, ripeto, l'amministrazione, il sindaco, l'assessore allo sport, che si sono messi a disposizione in tutto e per tutto. Ci hanno agevolato su questo, sul fatto amministrativo e cose, ci hanno agevolato tantissimo. Arriveranno ragazzi da tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia, sì, Messina, Siracusa, Catania, Palermo, Trapani, tutta la Sicilia sarà presente come tutti. Da considerare che siamo proprio il 16 di settembre, proprio appena finite le vacanze estive, noi siamo riusciti ad avere ragazzi ad allenarsi in continuazione anche il periodo estivo, sudando, sacrifici, ma penso che anche altre società hanno fatto la stessa cosa. Se qualcuno mancherà proprio perché è proprio la prima gara che si fa nel secondo semestre, però già abbiamo 150 iscritti solo categoria esordiente, parliamo. E purtroppo la triste verità in realtà ci porta con dispiacere ad organizzare in altre realtà comunali, perché noi qui nella nostra città natale, dove noi operiamo, dove è nata la Ippon Karate Lentini, sino ad oggi ci siamo sentiti sempre snobbati da tutti e non penso che siamo gli unici, molte società si lamentano di questo, mentre magari in altri comuni siamo portati in alto o apprezzati per il lavoro svolto. Domenica, quindi appuntamento a Ribera, quali sono gli obiettivi sportivi? L'appuntamento a Ribera è una delle qualificazioni del secondo semestre che rientrano nell'anno agonistico, dove ci siamo ben preparati. Addirittura c'è un'altra atleta che non gareggerà perché già è qualificata di diritto, visto che è qua vice campionessa d'Italia lo scorso anno. Noi abbiamo voluto fare proprio questa gara lì perché questa volta ci siamo impegnati pure a fare tantissimi, tantissimi premi, oltre a quelli che già ci pensa la federazione. Noi come società sportiva e insieme a molti sponsor partnership ci siamo occupati di prendere altre premiazioni per i ragazzi o per le società, valorizzando quelle che sono le nostre, i nostri prodotti locali.